Ok, cari amici, buongiorno. Siamo col dottor Brusati e siamo presso gli uffici delle politiche socio-assistenziali. Chiediamo subito al dottor Brusati di riferirci in merito alla TAV. So che ultimamente state iniziando a demolire le casette e le domande che le pongo sono queste. Quanti residenti attualmente ci sono? Quante persone hanno accettato l'incentivo da parte del sindaco? Quanti non hanno accettato quell'incentivo? E un domani che fine faranno quelli che hanno i disabili che non hanno accettato l'incentivo del sindaco? Ok, allora in questo momento in quella struttura ci sono più o meno 300 persone, possono essere due o tre in più, due o tre in Sì, meno, vabbè. perché nascono bambini, Il beneficio di le persone. inventario. No, vengono ospitate alcune. 300 persone, sono circa 20 single e le altre sono una cinquantina di famiglie, fondamentalmente. 15 giorni fa abbiamo cominciato la demolizione non delle strutture alloggiative, non degli alloggi, ma di quelli che venivano chiamati magazzini propriamente. Era una parte del campo che a suo tempo era stata posta sotto sequestro dalla magistratura perché erano stati ritrovati rifiuti abbandonati, eccetera. La Sotto. magistratura ha dissequestrato di recente l'area, ci ha chiesto però di bonificarla perché non si ripeta questa cosa. Quindi abbiamo trovato un accordo con ASSA, impieghiamo in un cantiere di lavoro alcuni disoccupati, alcuni carcerati. Stiamo cominciando a smaltire una quantità enorme di rifiuti che era rimasta lì, finito quelle strutture che non sono davvero abitative, non c'è più niente abitativo lì, saranno gradualmente smontate e smaltite. Nel frattempo è stata data la possibilità ai nuclei familiari che avevano ricoverato lì alcune loro masserizie di metterle in un magazzino alternativo custodito. Quelli erano magazzini incustoditi, Sì, nel il senso viavai giornaliero. non era possibile. Adesso c'è un magazzino custodito, non è grandissimo, 500 metri quadri però, in cui si possono mettere le cose. Nel frattempo si sono liberati invece delle intere file alloggiative, perché vi ricordo che un paio d'anni fa in quella struttura c'erano 540 persone, e un po' sono state lasciate libere, un po' di alloggi sono stati riassegnati alle famiglie che sono ancora presenti e ci hanno chiesto maggiore spazio, una parte invece si sono liberati. So che prossimamente dovrebbe essere pubblicato un avviso per le associazioni che desiderano farne uso smontandole e trasferendole in un'altra parte. Quindi è possibile che nei prossimi mesi ci arrivino richieste da parte di alcuni soggetti che vogliono farne uso. Quindi alcune intere file dovrebbero essere smontate nei prossimi mesi. Dopo l'incontro che noi abbiamo fatto con le famiglie, una di queste famiglie si è già allontanata dalla struttura, ha già avuto il contributo. Altre, vado a spanne, 4-5 mi hanno già contattato personalmente, altre hanno contattato gli assistenti sociali di riferimento perché ognuna di loro ha una sede sociale, hanno manifestato interesse per la proposta dell'amministrazione comunale. È una proposta che non si è ancora concretizzata per un motivo molto semplice. Come voi sapete, fino al 18 aprile c'è il bando per le case popolari, praticamente tutte le famiglie che sono alla TAF parteciperanno chiaramente a questo bando. Visto che la graduatoria dovrebbe essere pubblicata prima dell'autunno, tutti prima di aderire agli incentivi messi a disposizione dall'amministrazione comunale, immagino che quasi tutti vorranno vedere come si posizioneranno nella graduatoria, no? Per farsi un'idea di che cosa succederà nel prossimo anno e mezzo. Quindi credo che in autunno dovremo rincontrare tutte le famiglie per cercare di capire qual è la loro reale volontà. Dalla mia esperienza posso dedurre che almeno 20 o 30 famiglie in un anno e mezzo, da qui alla fine del 2018, dovrebbero poter trovare una collocazione nelle case popolari, perché visto quello che è successo negli ultimi 2 anni, più o meno i numeri sono quelli. Quindi il numero delle famiglie presenti, comprese i single, dovrebbe diminuire, secondo me, a 20 o 30 Nella struttura. nella struttura a fine 2018, sempre ammesso che non accada qualcosa. La settimana scorsa abbiamo emesso due ordinanze di sgombero per due nuclei familiari che sono stati coinvolti in fatti di cronaca nera,
non facciamo noi giudici, però il regolamento della struttura stabilisce che quando sei implicato in attività criminose, anche solo segnalato dalle forze dell'ordine, lì non puoi stare allontanato. Quindi immagino veramente che entro la fine del 2018 saranno relativamente pochi i casi di famiglie che rimarranno lì. Se da questi togliamo i single, che hanno esigenze diverse evidentemente dalle famiglie con bambini, penso veramente che i nuclei che rimarranno saranno pochi. Spero veramente che la maggioranza troverà una collocazione. Ma nell'eventualità che dovesse rimanere qualche nucleo familiare, queste persone qua, saranno concessi ancora i servizi sociali? Domanda. Allora, la domanda... Perché la residenza ce l'hanno lì. Non tutti. Non tutti? No, non tutte le famiglie hanno la residenza lì. La domanda è una domanda di natura politica che va fatta alla parte politica. Quello che posso dire io è questo. Noi abbiamo messo in campo una serie di incentivi e disincentivi a rimanere nella struttura. Gli incentivi sono quelli della delibera a quale avete fatto riferimento, ma ce ne sono altri. Sono fondi regionali per la locazione sociale che possono essere aggiunti a quegli incentivi. Quindi stiamo parlando di incentivi per una famiglia media di 4-5 persone che vanno dai 10 ai 13 mila euro. Che tanto non pochi. Che non sono pochi. Noi, i nostri assistenti sociali che sono presenti nella struttura due volte alla settimana, continueranno a incontrare queste famiglie. Capiremo veramente la reale portata del problema solo in autunno. In questa fase davvero siamo tutti in attesa di capire. C'è una fase di transizione. Quindi vedremo quanti sono i nuclei che si troveranno in quelle condizioni, se all'interno di quei nuclei ci saranno dei disabili o persone con determinate patologie, li affronteremo uno per uno. Non vedo soverchianti problemi, che non parleremo più di 300 persone fra un anno. Immagino che fra un anno parleremo di meno di 100 persone, di cui forse una ventina di singoli. Quindi stiamo parlando di numeri che in qualche misura sono affrontabili. Dopodiché davvero alla fine del 2018 vedremo, non lo sappiamo. Per quanto riguarda i minori non accompagnati, noi abbiamo sentito il sindaco riferire in consiglio comunale che i minori non accompagnati costano al comune di Novara 1 milione di euro. L'anno scorso sono costati 990.000, un milione. Ecco, in merito a questa problematica qua, non ritiene lei come servizi sociali di intervenire più drasticamente per fare in modo di diminuire le spese come comune? Nel senso che tutti noi sappiamo che questa manovra, dietro questa manovra c'è una specie di racket. È inutile che ce lo nascondiamo, perché c'è, la realtà è questa. Avere le maglie più strette come amministrazione, come servizi sociali nei confronti di queste persone, che e ovviamente 1 milione di euro ai cittadini di Novara servono, e specialmente a questa amministrazione e a questo ufficio. Con 1 milione di euro si fanno tantissime cose, possono fare borse lavoro, aiutare gli anziani, l'emergenza abitativa, possiamo solo scegliere le emergenze. Allora, quello che le posso dire io è che parliamo di minori, sì, e i minori hanno una speciale tutela fondamentalmente, anche la recente normativa che è stata approvata la settimana scorsa da entrambe le camere rafforza la tutela sui minori stranieri non accompagnati, oltre che sui minori cittadini italiani, che non possono essere rimpatriati quasi in nessun caso. Quindi una volta che il minore straniero non accompagnato mette piede su un territorio della comunità europea, ha meno di una possibilità su 100 di rientrare nel proprio paese, se non volontariamente. Quindi i paesi ospitanti hanno l'obbligo di tutelare i minori. Qualora siano minori. Cosa ha fatto l'amministrazione comunale e cosa sta facendo? Sta facendo anche altri comuni. Fondamentalmente stiamo facendo degli accertamenti sull'età di questi minori. Gli accertamenti, senza entrare molto nel concreto, si fanno con la misurazione del polso e qualche altro accertamento che stiamo facendo con l'ASL. Dopodiché, nel caso in cui dagli accertamenti risultasse un'ipotetica maggiore età, noi lo segnaliamo alla magistratura competente e, laddove è stato fatto fino ad ora, i minori sono stati dimessi dalle strutture, quindi
hanno un permesso di soggiorno che hanno ottenuto quanto minori stranieri non accompagnati, che gli permette di rimanere sul territorio europeo per altri 2 anni, dove vadano sinceramente non lo sappiamo, però insomma posso dirle che utilizzando questo mezzo, utilizzando mezzi di indagine, perché nel caso in cui abbiamo avuto sentore di racket abbiamo sempre segnalato sia la magistratura che le forze dell'ordine, con questi controlli più accurati, più a tappeto, il numero dei minori non accompagnati presenti nelle nostre strutture è sceso da circa 90 ai 62-63 di oggi. Non registriamo nuovi arrivi di minori che abbiamo collocato in struttura da almeno tre mesi. Sono mesi invernali, qui ci sono meno sbarchi. Ci aspettiamo per i prossimi mesi, purtroppo, nuovi arrivi. Siamo però attrezzati, rispetto all'anno scorso, meglio attrezzati per la misurazione del polso, quindi la rilevazione dell'età. Siamo anche in attesa che la prefettura apra una struttura di accoglienza temporanea per minori stranieri non accompagnati, dove il minore può rimanere 60 giorni. Sono strutture che servono per far fronte alla pronta accoglienza, cioè il minore che arriva, non c'è la struttura, non c'è posto in struttura, può rimanere una sessantina di giorni nelle strutture di accoglienza temporanea, dopodiché viene ricollocato. Siamo in attesa che la prefettura, che più volte ha dichiarato questa intenzione, riesca a percorrere questa strada. Se così fosse, probabilmente quest'anno non avremo lo stesso tipo di spese, forse potremmo abbattere, non dico del 50%, ma di una percentuale significativa. Più di questo non possiamo fare. Noi abbiamo già abbattuto molto le spese, perché i minori che vengono assegnati nelle comunità possono essere assegnati a diversi tipi di comunità. Ci sono comunità che hanno un costo alto, altre medio-alto, altre un po' inferiore. Chiaramente i servizi che vengono erogati a questi minori cambiano. Se si tratta di una ragazzina di 14 anni abusata ripetutamente nel suo viaggio, stiamo parlando di costi significativi, anzi, siamo intorno ai 100 euro al giorno. Se si tratta di un minore egiziano, che è la stragrande maggioranza di quelli che ospitiamo, di 17 anni, scendiamo intorno ai 60-55 euro al giorno. Di questi 45 euro di rimborso allo Stato. Il decreto Minniti prevede che alcuni di questi personaggi che chiedono ospitalità nel nostro paese sia da inserire nei lavori socialmente utili. Il comune di Novara è attrezzato a questa nuova situazione, ovvio non come è stato fatto un paio di anni fa, che gli fornivamo il triciclo e nessuno li controlla. Lavori socialmente utili significa lavoro di arredo urbano. Allora, posto che questa è una competenza tipica della prefettura, non dell'ente locale, questa attività può essere svolta solo in convenzione. La prefettura dovrebbe selezionare queste persone, convenzionarsi con l'amministrazione comunale per determinare chi fa cosa, fondamentalmente, no? E definire i ruoli. Definire i ruoli, fondamentalmente. Come faceva giustamente notare lei, abbiamo avuto un'esperienza non del tutto positiva un anno e mezzo fa, erano coinvolti una quindicina, venti di richiedenti asilo, non abbiamo avuto i riscontri attesi. In realtà non è così semplice come sembra, perché le persone vanno assicurate, formate, dotate di tutti gli apparati di sicurezza, vanno coordinate in squadre di lavoro, oltre che poi va programmata l'attività. Non è così facile da fare. In realtà stiamo lavorando con alcune cooperative per vedere se c'è la disponibilità anche delle cooperative, venirci incontro, perché poi queste persone sono ospitate da cooperative, no? Quindi è necessario che la cooperativa dia la propria disponibilità non solo a fornire queste persone, ma anche a coordinare l'attività. Che la prefettura le selezioni, si coordini con noi, con i nostri uffici tecnici per far svolgere il lavoro di pubblica utilità. È un'attività difficile, ci stiamo lavorando, non so dove ci porterà, perché il decreto è recente. Ultima domanda, a giugno terminano le borse lavoro del progetto Vesta? Sì. In previsione c'è qualche altro progetto, Vesta, sì, Demetra, sì, sì, e sì. Quanti possono essere le assunzioni quest'anno?
in base al budget che è difficile, è sempre più ristretto. No, no, ma lei mi ha detto che stiamo guadagnando qualche soldino. No, no, cioè, che non noi siamo accompagnati. Come lei sa, questo tipo di progetti hanno un finanziamento originario dalla Regione Piemonte, sì, fondamentalmente. Siamo in attesa che la Regione ci faccia sapere qual è il budget di quest'anno. Nel frattempo l'amministrazione comunale ha stanziato già nel bilancio 200.000 euro e stiamo lavorando con alcune fondazioni bancarie per incrementare questo budget. Fino ad ora sono riusciti a lavorare all'interno di questi progetti 27 persone per un anno fondamentalmente. Ma per l'anno prossimo è lo stesso numero? L'obiettivo che l'amministrazione comunale si è posto è 50 quest'anno. Dipende però molto dal fondo che metterà a disposizione la Regione e da quanto riusciremo a raccogliere poi tra partner privati. Però l'obiettivo nostro è 50. Io spero di arrivarci. Ogni lavoratore che viene inserito in questi progetti costa mediamente 7.200 euro. Quindi fate i vostri conti, 50.000 euro al lavoro, 7 insomma. Ok, la ringraziamo di tutto. Ci sentiamo alla prossima se ci sono novità. A voi vi do un buon arrivederci.